scodazzano e vedi fuori, e che freddo. Mi vergogno quasi a confessarlo, ma sto diventando paurosa. Anch'io ho paura qualche volta. Ho paura di perderti. Vieni, ti ho preparato una sorpresa. Una sorpresa? Che cos'è, Andrei? Una cosa che viene dall'estero. Oh, Andrei. E dove l'hai presa? Da un contrabbandiere. E tu? Tu compri di contrabbando? E perché no? Sapevo che ti sarebbe piaciuta. Un tempo non avresti mai fatto una cosa simile. Un tempo, ma forse ora tutto è diverso. Ebbene, ti piace? Ma davvero all'estero portano della biancheria nera? Che cosa assurda. È bella. Forse le cose più assurde sono le più belle. Se ti vedessero i tuoi compagni della GPU. Kira, ti piacerebbe andare all'estero? Che cosa hai detto? Sì. Prima mi sembrava una cosa assurda, ma adesso non sto pensando che a questo. Andarcene. Io e te soli per sempre. Guarda, potrei avere un incarico dalla GPU. Il passaporto per me e per te come mia segretaria. Basta varcare la frontiera, non ci troverebbero più. Penso sarebbe come ricominciare a vivere. Andre, tu che eri... Un illuso ero. Ma adesso non mi importa più di niente, io non penso che a te. Vedi, quando io ti ho vicino... Sento il bisogno di inginocchiarmi davanti a te come... come davanti a un altare. Sì, un altare. Forse è l'amore che fa vedere Dio. Kira, vuoi sposarmi? Perché dobbiamo nasconderci e mentire? Perché dobbiamo aspettare settimane intere prima di incontrarci? Perché devo tacere? Perché non posso dire a tutti, agli uomini come Leo Comaleschi, che tu mi appartieni, che tu sei mia moglie? Andrei, non posso. Perché? Non chiedermelo. Io non posso venire all'estero. Ma se tu vuoi andartene, solo... Tu pensi che io potrei andarmene da solo? No, non lo penso.